La politica del governo per quanto riguarda i piccoli comuni, i comuni in genere, non è adeguata. Si stanno spendendo questi ingenti finanziamenti per grandi opere, e la TAV è uno di questi, mentre in realtà abbiamo bisogno di fondi per le scuole, per l'assetto idrogeologico, per tutta una serie di interventi sugli ospedali e sul trasporto. Nel caso specifico si parla di mantenere in piedi la Torino-Lione, che è in effetti in questo momento di stasi economica, anche se c'è qualche prospettiva e qualche schiarita, comunque si tratta veramente dell'esempio di soldi sprecati, quindi noi rifiutiamo questa logica. Rivendicano un ruolo che gli compete nella gestione e valorizzazione dei propri territori e dal quale sono stati esclusi per effetto del cosiddetto Sblocca Italia. Circa 80 sindaci delle città italiane hanno raccolto l'invito del sindaco Luigi De Magistris a riunirsi questa mattina nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare, una giornata di discussione alla quale hanno preso parte anche esponenti di comitati, movimenti e associazioni per ribadire con forza il proprio dissenso alle previsioni contenute nello Sblocca Italia. Si tratta di un provvedimento che utilizza quasi 4 miliardi di euro di fondi pubblici sostanzialmente per andare a distruggere, a saccheggiare il patrimonio ambientale del paese, mettendosi sotto i piedi la democrazia. C'è una forte partecipazione perché si tratta di un modello di sviluppo che va contestato e crediamo che accanto a quello che è un movimento popolare che sta sorgendo un po' alla volta, si debba parallelamente appellare un movimento di opposizione da parte dei comuni, perché sono le comunità locali appunto a vedere il proprio ambiente e le proprie economie danneggiate da questo provvedimento. Dalle grandi opere pubbliche alle bonifiche, le trivellazioni, i depositi di gas naturale e gli inceneritori di rifiuti, sono numerosi i punti della legge non condivisi da sindaci di nord e sud, primo tra questi il caso Bagnoli, a cui è dedicato un intero articolo, il 33 del decreto Sblocca Italia, e sul quale il sindaco di Napoli sta portando avanti una forte mobilitazione. Lo Stato fa retromarcia su quelle che erano i suoi obblighi di bonifica e impone appunto un commissario per avvalorare questi interessi economici e non per restituire un ambiente ai cittadini. L'ultima, come dire, grande area libera urbana della città di Napoli, semplicemente perché bisogna fare profitto. Di fronte a questo noi che facciamo? Si è attivata in città, vi sembrerà curioso, una straordinaria mobilitazione di popolo. Abbiamo lavorato con la città, con il Consiglio Comunale, con la Giunta e abbiamo presentato al Governo, l'ho detto anche oggi a Renzi, guarda, tu non hai bisogno del commissario, se veramente vuoi rilanciare Bagnoli, tu devi discutere con la città di Napoli, perché da oggi ti devi abituare a un ragionamento che non esisteranno mai più, che qualcuno arriva dall'alto in Val di Susa, in Sicilia, come a Napoli, come in Sardegna, e decide di fare qualcosa contro le volontà popolari e rappresentative. L'Assemblea dei Sindaci per dire no allo Sblocca Italia si è conclusa con la redazione di un documento condiviso che prevede la convocazione di consigli comunali monotematici aperti al contributo dei cittadini, la creazione di una rete permanente dei sindaci e la messa a punto di proposte alternative da consegnare al Governo attraverso un'iniziativa pubblica a Roma. Non c'è solo il no a un progetto che non ci piace, ci sono anche una serie di proposte che partono dalla Costituzione Repubblicana, articolo 9, tutela del paesaggio, dei beni culturali, dei beni monumentali e paesaggistici, un'economia più diffusa, più orizzontale, meno oligopolistica, preservazione dei territori, e non è un caso che partiamo poi in questa riflessione da una città, l'unica grande città d'Italia, che ha attuato il referendum sull'acqua pubblica. In mattinata, prima di partecipare all'assemblea, il sindaco De Magistris ha inaugurato con il vice sindaco Sodano la Fiera del Baratto che si terrà fino a domani alla Mostra d'Oltremare.